Marco Aurelio sta molto male. Hai trovato suo figlio? Ha lasciato il campo alcuni giorni or sono. Pare che si sia diretto verso i confini della Gallia. Pare che sia ai confini della Gallia. Eppure conosceva le condizioni di salute di suo padre. Gli ha voluto dare l'ultimo dolore. Figlio mio, sei tu? Marco Comodo ha levato il campo con le sue truppe alla volta della Gallia. Avrei desiderato che fosse stato come tuo figlio. Ma gli dèi tengono poco conto dei nostri desideri. Assisti, mio figlio Emilio Leto. È immaturo per i gravi compiti che lo aspettano. La mia vita e quella di mio figlio sono state finora tue. Ti promettiamo di avere per tuo figlio la stessa devozione. Marco Comodo è giovane, ma è tuo figlio e saprà essere degno di te. Sei il nuovo imperatore di Roma. Era Ercole, la tua meravigliosa notizia merita un premio. Ti affido il comando di una legione. E in quanto a voi, gladiatori, che siete i miei migliori amici, gioite con me. Roma da oggi ha inizio una nuova era. Ha voluto che davanti al suo rogo io ti ricordassi il suo ultimo desiderio, che per noi tutti è legge. Mantieni la pace con gli abitanti che si trovano nei nostri confini. Solo così il tuo impero sarà prospero e felice. Sta tranquillo. Le tribù della Gallia e quelle di tutto l'impero, d'ora in avanti,
avranno la mia pace. Mio padre sapeva dire belle parole, ma l'unico linguaggio che questi barbari capiscono è la forza. Così, tu dici che i morti andrebbero sepolti invece che cremati. Il rogo del corpo di tuo padre mi ha un po' turbata. Secondo te non si dovrebbero più cremare i morti? Col passare dei secoli, conservando i cadaveri, per i vivi non ci sarà più posto. Sei una colomba. Queste religioni che vengono dall'Oriente sono come la moda per voi donne. Non è moda. Stavolta... Stavolta? Alcuni barbari prigionieri giunti adesso sono nel campo. Vuoi vederli? Naturalmente. Fateli tacere! Ci sono delle donne. Hai vinto. Sii clemente. Fermo! Sono disposto a liberarvi tutti... ad una condizione. Se tu ti batterai con me. Ti prego. Accetti? Sono pronto. Difenditi. Potrei ammazzarti, e lo farò, ma con le mie stesse mani.
Mantengo la promessa. Ti ringrazio. Vieni, non hai detto che i morti si devono seppellire? Di ascoltare mio figlio Settimio è giunto questa notte con un messaggio dell'imperatore. Padri coscritti, vi porto il saluto dell'imperatore Marco Commodo, che ora si trova a Vindobona per pacificare le tribù dei Marcomanni. Egli intende presto ritornare a Roma. A dare spettacolo nei circhi? Noi vogliamo un imperatore, non un gladiatore. Troppo facilmente si critica. Mentre noi combattiamo alle frontiere e vediamo ogni giorno cadere soldati romani. Se non volete ascoltare le parole dell'imperatore, allora vi parlo a nome delle nostre legioni. Si minaccia dunque il Senato di Roma? Io vi chiedo di dare un segno di fiducia a un giovane che si accinge a un'immensa prova come quella di guidare l'impero di Roma. Credo che sia giusto concedergliela. Ma le tasse, la carestia, la corruzione dilagano. Noi non intendiamo tollerare questo stato di cose. Bisogna parlare chiaro con l'imperatore. Io, che sono stato molto amico dell'imperatore Marco Aurelio, mi recherò da Commodo per riferire le vostre lamentele. Ti ringrazio per aver preso le difese dell'imperatore e sono contento che tu sia ora dalla nostra parte. Io sono sempre dalla parte di Roma. Vogliano gli dèi che io non debba mai scegliere. Comunque domani all'alba partiremo per Vindobona. Queste guerre stanno dissanguando l'erario. E fanno gridare i senatori come oche del Campidoglio. Ma non devi dimenticare che sono state proprio le oche del Campidoglio a salvare Roma. Thank you.
coraggio. È chiaro che non c'è riuscito. Anzi, è rimasto a bocca asciutta. Sei tu il comandante? Perché ci hai attaccati? Noi rispettiamo la legge restando nelle terre assegnate. Fermo! È più sicura nelle nostre mani, visto che tu non ne sai fare buon uso. Tu ci hai salvati, ma il sangue vuole il sangue. È la nostra legge. Non la mia. E lo sapete. Ursus. Potresti essere il nostro capo, ma da quando sei tornato da Roma sei molto cambiato. Date l'allarme. Domani avremo addosso l'intera legione dei pretoriani. Rifugiamoci nella foresta. Gli ha fatto grazia della vita. Uno sporco barbaro. È la più grave offesa che un romano possa subire. Perché ti senti offeso? È stato generoso. L'ha fatto per umiliarmi. Nessun uomo ragionevole risparmia un nemico appena vinto. Eppure sarebbe molto bello se lo potessero fare tutti. Il senatore Emilio Leto, giunto da Roma, chiede di parlarti. Entri. Vai, Marte. Sì, calmo con Emilio Leto. È un senatore. Che gli dèi ti siano propizi. Anche a te. Che cosa hanno detto di me al Senato romano? Essi ti conoscono ancora poco. Hanno mosso soltanto qualche riserva. Piuttosto ho saputo che tu hai corso un grave pericolo e mi complimento nel vederti ancora vivo. A proposito, ma è vero quanto si dice nei bivacchi di un giovane Marco Manno molto grosso, dotato anche di una forza incredibile e che avrebbe da solo messo in fuga un nostro reparto? L'unica cosa veramente incredibile è stata la vigliaccheria di alcuni soldati che ho già ordinato di punire. Io vi prometto di intercedere per voi, ma voglio la verità. Avete visto veramente con i vostri occhi un uomo sradicare e abbattere la torre d'avvistamento? Per la barba di Plutone, era 20 passi da noi. Lanciava i tronchi come fossero fuscelli.
Quanto potremmo essere felici noi due. Lo saremo. Mio padre ti stima. Da quando sei stato nell'esercito romano. Lo so. Tutti mi sfuggono come se avessi la peste. No, non è così. Solo si chiedono perché hai lasciato i nostri dei, tu che sei l'orgoglio della nostra gente. Eppure, Erminia, tu non sai quanto sia stato importante per me diventare cristiano. Io ho molta fiducia in te. Anche se queste idee non riesco a capire. Aiuto! La trappola! Niente di rotto? Proprio te cercavo. Tu hai combattuto contro i romani due lune addietro. Non è esattamente così. Oh, per me è lo stesso. Ecco, ti dovrei dire qualcosa. La fanciulla... Parla liberamente. Tu possiedi una forza che non ho mai visto in alcun uomo. E io me ne intendo. Ho reclutato i più famosi gladiatori a Roma. Mi chiamo Antonino. Se tu lo vuoi, posso farti ricco. Famoso. L'idolo delle folle. Mi dispiace, amico. Hai sbagliato uomo. Fa a qualcun altro questa proposta. Ma almeno... Salute. Dove l'hai nascosta? Voglio mia figlia. Perché lo chiedi a me? È da molto che non la vedo. Tu menti! Chi poteva avere interesse a rapirla? Tu sapevi che io non avrei mai acconsentito e allora... Un pastore tornato al villaggio ha detto di aver visto Erminia. I soldati romani l'hanno portata via. Si sono voluti vendicare, maledetti! Ma io solleverò contro i romani tutte le tribù! Aspetta! Dobbiamo rimanere calmi. I romani ucciderebbero Erminia subito. Conosco uno che può aiutarci. Ma dove vuoi andare? Ti prego, abbi fiducia e aspettate il mio ritorno. Una sorpresa e un piacere. Dovevo ricordarmi che eri della tribù dei Marcomanni e cercarti. Eri il migliore dei miei soldati. Almeno fino a quando non fummo destinati a Gerusalemme. Mi sono dedicato ad altre battaglie. Sì, lo so. Senza spada. Devi essere proprio matto. Bevi. Settimio, i soldati romani hanno rapito una fanciulla della mia gente. Non è possibile. Nessuno della mia legione si azzarderebbe, ne sono più che certo. Li ha visti un pastore del mio villaggio. Potrebbero essere stati i pretoriani. Sono molto bravi a compiere atti di questo genere. Tieni molto a questa fanciulla? Sì, si chiama Erminia. Ti prometto... Farò fare delle ricerche. Grazie. Ehi! Oh, è veramente una combinazione. Che fai qui in visita a Settimio? Io posso aiutarti se tu me lo permetti. Tu cerchi una fanciulla? Ehi, fa piano. Prima mi salvi la vita e poi me la vuoi togliere?
Almeno lascia prima che io ti dica che... Dire che cosa? Io in persona non molto, ma posso accompagnarti da qualcuno che potrà dirti tutto. Hai fatto bene a venire da me. Accomodatevi. Effettivamente credo di poterti dare notizie della fanciulla che stai cercando. Dove si trova? Che le è successo? Una pattuglia delle mie guardie l'ha trovata fuori del suo villaggio e l'ha condotta qui. Ora è mia schiava. La legge romana me lo consente. Arminia non si era allontanata. Era al villaggio. Molti dei miei lo potranno testimoniare. Saranno sempre meno dei miei che giureranno che ne era fuori. Non riuscirei a tenerla qui a lungo. Io la porterò via. E guai a chi vorrà impedirmelo. Potresti uccidere me, Antonino, qualcuno dei miei soldati, dei miei schiavi. Ma ne rimarranno sempre tanti da fermarti e uccidere te e la tua donna. Io credo di poterti proporre una soluzione meno pericolosa. Io potrei liberare la tua Arminia tra un mese... se per tutto questo periodo tu accetti di far parte della squadra dei gladiatori imperiali. Non capisco il senso di questa proposta. Non è necessario. Basta solo che accetti. Già una volta ho detto no. E nemmeno alla tua proposta posso rispondere diversamente. Perché mai? Potresti riavere la tua donna? Sarei un assassino se usassi la mia forza per uccidere i miei simili. La legge non considera assassino il gladiatore che uccide nell'arena. La mia legge sì. Ecco, ho capito. Tu sei cristiano. Ma questo spiega tutto. Spiega pure perché hai lasciato liberi i pretoriani anche se stavano razziando la tua gente. Ma guarda, guarda, in questa provincia dove tutti gli abitanti sono idolatri, a me è toccato pescare l'unico cristiano. Ammetti che è una bella complicazione. È una complicazione anche per me, essere uno dei pochi cristiani qui. Siedi. Senti, io ti parlerò francamente. Ho molto bisogno di te. E se tu accetti, io sono pronto a tener conto delle tue idee. Entro certi limiti, naturalmente. Arminia, finalmente. Ti hanno fatto del male? No, ero soltanto preoccupata per te e per mio padre. Chiedo scusa. Io spero che la sua presenza ti aiuti a prendere la decisione giusta. Che cosa vuole da te? Poco sembra. Persino troppo poco. Avete finito di scherzare? È arrivato chi vi farà sudare sul serio. 300 libbre di muscoli per 10 piedi di nervi. È perfino sprecato per avversari come voi. A vedere. È questo il nuovo? Che te ne pare? Adesso niente, lo devo prima provare. Ti prego di perdonarmi, ma non ti avevo sentito. Di chi sei? Del senatore Leto. Ha buon gusto il vecchio. Lo dovrò tenere in maggior considerazione. Ti riconosco, sei cambiata. Il buon Leto mi ha risparmiato il fastidio di mandarti a riprendere nel tuo sporco villaggio.
Fatela portare nei miei appartamenti. Non te lo consiglio, Marco Comodo. Finiresti per sprecare nell'impazienza un piacere che può essere raddoppiato. Che intendi dire? Ti stavo giusto cercando per mostrarti qualche cosa. Una grossa sorpresa che avevo in serbo per te. Una sorpresa per me? Che cos'è? Fidati di me. Tu sai che io sono sempre stato un attento interprete dei tuoi desideri. In fondo non si tratta che di rimandare. Va bene. Rimandiamo. Tieni. Mai visto uno di questi? Non mi far stare sulle spine, dimmi di che si tratta. Te lo ordino. Adesso vedrai da te. Venite qua tutti! Per Ercole, è proprio quel maledetto barbaro. Sei stato bravo a portarmelo. Sapere quell'uomo libero e vivo mi toglieva il sonno. Bisogna farlo arrestare. Te lo proibisco. A nome di tutti i tuoi ammiratori. Vieni avanti. Da qualche tempo la possibilità di ammirarti è diminuita per la scarsità di avversari degni di te. Ed è per questo che io ho cercato di procurarti l'uomo che i narcomanni decantano il più forte del mondo. Ci vogliono 10 anni per insegnare tutto quello che serve per diventare un buon gladiatore. Peccato che nessuno sopravviva tanto. Comunque, cercherò di insegnarti il maggior numero di cose nel più breve tempo possibile. Primo, non rilassarsi mai. Il combattimento comincia appena si mette piede nell'arena. Secondo, prevedere sempre che l'avversario cambi tattica. Hai capito? Sì. E ti ringrazio. Beh, che cosa aspetti? Io me ne sto qui con la guardia aperta e tu te ne stai lì senza colpirmi. Non capisco perché te ne lamenti. Ma guarda che tipo. Cosa credi, che stiamo qui per divertirci? Per farci delle cortesie? Noi siamo qui per combattere. Per farci più male possibile. Questo non è un gladiatore né un uomo, ma soltanto una pannocchia sgonfia. Tutto qui è fatto per questo. Cominciando dai guanti. Ecco la ragione per cui non mi piacevano. Non è stata lunga la tua carriera di gladiatore. Anzi, la più corta che io abbia mai visto. Non te la caverai così. Quando uno entra qui dentro ne faccio un gladiatore o un cadavere. Adesso comincerò sul serio e farò male. Mi dispiace che tu oggi abbia sprecato il tuo tempo con me. Ma esistono degli uomini che detestano la violenza. E io sono uno di questi. Hai avuto proprio ragione. Forse è un peccato farlo semplicemente ammazzare dai pretoriani. Figlio di un cane. Mi dispiace, tu mi hai frainteso. Ho cercato solo di accontentarti. Allora, che te ne pare? C'è qua in giro un certo Ursus. È nello spogliatoio. Ursus! Sei tu! E sei diventato gladiatore. Quando me l'hanno detto non riuscivo a crederci. E stento a crederlo anch'io. Che cosa ti è successo? Non stavi cercando quella fanciulla? Sì, l'ho rivista. Proprio per riavere lei farò il gladiatore. Meglio non parlarne. No, no. Parlane invece. Io ti sono amico e forse potrei aiutarti.
ognuno di voi ha avuto modo di rendersi conto che questa è l'unica possibilità che ci rimane. Per me va bene. Anche per me. Ero sicuro che saremmo stati tutti d'accordo. Siamo d'accordo sulla cosa, ma resta il problema del come. L'imperatore giorno e notte è letteralmente circondato dai pretoriani e inoltre indossa sotto la tunica una corazza di piastre di bronzo. Se a tutto questo si aggiunge la sua forza, non vedo come si possa realizzare il nostro progetto. Amici, voi mi sottovalutate. Fidatevi di me. Io posso dirvi solamente che se il mio piano riesce, sarà di grande soddisfazione per tutti noi. E, in un certo senso, per lo stesso comodo. Che gli dèi siano con noi, Leto. Auguriamocelo davvero, caro Lucio, e cari amici, perché se sbagliamo, andremo senz'altro in compagnia degli dèi. Certo, la cosa è molto piacevole, ma... Chi sarà? State tranquilli, siamo circondati dai miei uomini. Non può passare nessuno che non sia assolutamente sicuro. Avanti! Tuo figlio ti vuole parlare, ha molto insistito. Va bene, vengo subito. Vogliate scusarmi? Forse questo colloquio con mio figlio potrà interessare tutti noi. Figliuolo caro, sono lieto di rivederti. Che aria fiera e minacciosa. Ah, non invidio certo i tuoi nemici. Che cos'è questa storia di Ursus? 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 Lo hai obbligato a fare il gladiatore con un sistema che non saprei definire che ricatto. Tu, un uomo d'onore. Tu sai che tutto, anche il mio onore, passa in seconda linea di fronte al bene supremo di Roma e del nostro imperatore. Non ti capisco. Tu sai quanto manchi a comodo l'applauso della folla per le sue immancabili vittorie nell'arena di Roma. Io non ho saputo resistere a tanta pena e mi è sembrato ritrovare in Ursus un rivale degno di lui. Anche tu incoraggi le inclinazioni stupide e brutali dell'imperatore. Sicuramente le mie orecchie si ingannano. Non credo che tu parli così del nostro Dio, di Ercole, re di vivo, dell'imperatore che per la gioia del popolo mette a repentaglio la sua vita nell'arena. I miei soldati rischiano ogni giorno la vita, ma sui campi di battaglia. Anche Commodo combatte eroicamente alla testa dei suoi pretoriani. Commodo e i suoi pretoriani sfilano nelle province conquistate, razziando e torturando le genti vinte. Ma da questo a far la guerra ti assicuro che c'è una bella differenza. Caro Settimio, quanto poco stiamo insieme, se è stato possibile che tu sia così cambiato e io non me ne sia mai accorto prima. Purtroppo anch'io trovo te cambiato. Mi dispiace di aver fatto entrare nei miei piani una persona che ti è così cara, ma ci sono dei momenti in cui non si può guardare al destino di un singolo. Se potessimo contare anche sulla legione di Settimio, le probabilità di vittoria sarebbero tutte dalla nostra parte. Che ti ha detto tuo figlio? Quando verrà il momento, Settimio sarà con noi. Sei tu, Arminia? Sì. Vieni con me. È vero che il tuo uomo, Ursus, è cristiano? Non temere, Arminia. Io ho simpatia per i cristiani. Sì, lo è. Ma è buono. È forte. Ha tutte le migliori qualità, lui.
Quando è stato che l'imperatore ti ha vista per la prima volta? Al mio villaggio. Fu quando Ursus salvò me, le altre donne e tutti. E poi? Qui. E qui? Come è accaduto? Per caso. Intervenne in tempo il senatore Leto e dichiarò che appartenevo a lui. Poi l'imperatore si allontanò, mentre Leto finiva di convincerlo. E tu? Cosa ne pensi dell'imperatore? Non tutti ne parlano bene. E dillo, dillo pure. È crudele, malvagio, capriccioso. Ha tutte le peggiori qualità. La vita e la morte non sono nulla per lui. C'è altro? Ma anche se ci fosse, mi sento legata a lui. Ti assicuro che lo eviterò in tutti i modi. Non è solo questo. Ma perché dentro di me ci deve essere la mia condanna? Vedo il sangue, i delitti, e allora lo detesto. Ma lo cerco. Sono più prigioniera di te e più infelice perché conosco il mio destino. Ti chiedo perdono. Mi trovo qui perché sono stata rapita. La mia volontà non ha contato e non conta molto. Ma che hai? Vorrei vedere Ursus. Perché non me lo concedono? Vedrò di accontentarti, ma non subito. Gladiatore. Battiti senza timore, Ursus. Il tuo avversario è forte. Se ti senti perduto, stringi la rete. Sono sicuro che te la cavi. Della spada avrebbe dovuto essere avvelenata. Io ho bisogno di riflettere. Niente meglio della campagna mi concilia la riflessione. Me ne torno a Roma. State tranquilli, non fiaterò. Mi terrà compagnia la mia famiglia. Io resto.
Però penso che sia più prudente che la mia famiglia parta. Ah, calmatevi, calmatevi. Questo primo tentativo non è riuscito, ma nessuno di noi è sospettato. Colui che ha attentato in persona alla vita dell'imperatore non ha più speranza. Tu credi che incolperanno soltanto Ursus? Naturalmente. Ursus è un marcomanno. Avrà voluto vendicarsi dell'oppressore della sua gente. Questa è la tua versione. Bisogna vedere se sarà quella di Ursus. Ho già pensato anche a questo. Ursus farà solamente quello che dirò io. Via! Non voglio vedere nessuno attorno a me! Non mi fido di nessuno! Tornerò a Roma. Mostrerò a tutti la ferita. Solleverò lo sdegno del popolo. Schiaccerò tutti i miei nemici. Cominciando da qui. Marzia! Marzia! Non ho bisogno di queste fasce. Non sono ancora una mummia. Ma tu perdi sangue. Soltanto il sole potrà curarmi, come ha fatto altre volte. Quando il popolo la vedrà, non un cristiano lascerà sopravvivere. Ursus è cristiano, è vero. Ma io non credo abbia avuto la volontà di ucciderti. Essi odiano il potere e le leggi. L'hai detto anche tu. Essi credono in una legge superiore a quella degli uomini, di cui poco si curano. Ursus, a suo tempo, ti salvò. Per umiliarmi. Sono più pericolosi che se usassero la spada. Il giorno che gli dèi ti dovessero abbandonare, io sarò sempre a tuo fianco. Forse hai ragione tu. I cristiani sono degli stravaganti, ma anche dei grandi ingenui. Bisogna rintracciare chi ha preparato quell'arma. Già fatto. Colui che ha preparato l'arma, il vero responsabile, è a tua disposizione. Spiegato come funziona? Sì, basta premere con forza in questo punto. Quest'uomo è un geniale artigiano. Merita di essere lasciato in vita. Però ha un cervello di gallina. Dimmi chi ha ideato questa mostruosa macchinazione. Il destino ha prescelto te per liberarci dal tiranno. Non il destino. Tu mi hai scelto, anzi tradito. Tradire, tradimento. Che significato hanno queste parole quando il fine supremo è il bene di Roma? Io non appartengo alla tua patria. Proprio per questo l'accusa sarà schiacciante. Qualunque cosa tu dica non ci crederanno. La verità è una sola. Tu non puoi parlare. Perché? Perché tu ci tieni che Arminia continui a vivere. Tu, vieni con me. Dove la portate? Per ordine dell'imperatore deve essere condotta subito nelle prigioni. Stai tranquilla.
L'imperatore vorrà soltanto ascoltarti. Tu aspetta fuori. Ursus non avrebbe mai tentato un'azione così malvagia contro l'imperatore. Ne sono convinta. No, tu ancora non sei convinta della sua innocenza. Io in persona avrei osato vendicare la mia gente. Se non mi avessi offerto la tua protezione. Sì, ma non parlare con questo tono all'imperatore. E non farlo aspettare. Povera Marzia. Vedo che c'è chi soffre più di me. L'uomo in questione si trova ora nella cella di Ursus. E Ursus è stato messo nella cella speciale dove tu puoi ascoltarlo. Ursus ha detto qualcosa? No, finora non ha parlato. Leto lo farà parlare. Ora andremo a sentirlo. Preparata molto bene. Non c'è che dire. Credi che funzioni ancora? Certo. Ora la proviamo. Sappi che io non ti avrei mai accusato. Non c'era bisogno del tuo ricatto. È stato umiliante per te. Che ho fatto? Che ho fatto? Per abbattere un tiranno io mi sto comportando come il peggiore degli uomini. Mi trovo a scendere un gradino ancora più in basso di un tiranno. Se Marco Aurelio avesse visto suo figlio imperare da sciagurato tiranno, lo avrebbe eliminato con le sue stesse mani, perché non era un vigliacco. Io invece, per viltà, ho macchiato con un'azione spregevole un atto di giustizia. Io ti credo sincero, Leto. Ma anche se ora sei pentito, non c'è più nulla da fare. Io ti prometto che farò liberare Arminia, se potrò anche te, questa notte. Ha confessato? Allora, mio caro Emilio Leto, braccio destro di mio padre, sei soddisfatto che l'augusta persona dell'imperatore sia salva? Che il colpevole stia per pagare il suo sacrilegio? Forse il timore del pericolo che ho corso ti ha tolto la favella? Certo, una grande sventura si sarebbe abbattuta sull'impero di Roma se il successore di Marco Aurelio fosse finito per il più infamante dei tradimenti. Una grande sventura? O che altro? Debbo esserti grato per il tuo zelo. Vedo che ti sei precipitato per far confessare il colpevole. Sono stato io. Io soltanto. Non mentire di fronte al tuo imperatore, perché vi ho ascoltati dall'altra parte del muro. So che sei stato solo uno strumento involontario. E perciò non ti uccido qui. Morirai domani per mano mia, lottando con me. Io non ti darò questa gioia malvagia. Non mi batto con te. Avete mancato tutti alla parola. Ripeto quello che ho detto. Non mi batto con te, Commodo. Ma non perché io abbia paura o la mia legge me lo vieti. Perché se mi batto, ti uccido. Come, Cristiano? Anche tu allora sei capace di odiare. Invece devi ringraziarmi per la mia clemenza. Perché dopo che sarai morto, non saprai mai cosa farò della tua donna. È venuto il momento di dirti la verità, Commodo. Tu non sei un uomo, ma un animale selvaggio. Ricordati che la forza chiama la forza. E ci sarà pure qualcuno un giorno che te lo dimostrerà. Hai ragione ad aver paura della mia forza. Bada, Commodo! Ti metti contro il Senato di Roma! Commodo! Fermati! Stai attento a quello che fai! Oh,
Maledetto! Aspetta che ci sia il cambio dei pretoriani e che il tuo Dio ti aiuti. Grazie. Ucciderò, te lo giuro. Questo è un parlare da uomo. Meriti un premio. Ti lascio la vita. Ti darò l'onore di batterti con me. Con me, il tuo imperatore. Ammazzarti secondo le regole sarà veramente il mio trionfo. Inviato di Commodo al vostro comando? No! Chi scegliete? Lui o me? Sì! Io non vi ringrazio, ma Roma vi sarà grata. Costui non ha colpa, ma fin quando non sarà fatta giustizia rimarrà nelle nostre mani. Sarà trattato con gli onori che spettano al suo grado. Tu rischi la tua testa, Settimio. Oggi è in gioco qualcosa che vale più della mia vita, della tua e di quella di tutti noi. L'impero di Roma. Anche mio padre ha sacrificato la sua vita per liberarci da un nefando assassino. Domani Commodo non uscirà vivo dall'arena e i suoi pretoriani resteranno senza capo. Commodo ha perso il lume della ragione ormai e con le sue mani ha preparato la sua fine. A chi devo tanta generosità? A Marzia. Tanta paura. L'imperatore troverà il modo di... di uccidermi. Ho giurato che io l'avrei ucciso. Tu sei forte e sei nel giusto. Non puoi morire. Il tuo Dio ti aiuterà. Non lo posso invocare. Il mio Dio non protegge chi uccide. L'imperatore non ha fatto che del male. Tu uccidi il male. Anche la vita dei peggiori è sacra. Questa è la legge. Questa volta dovrò cavarmela da solo. Ci sarò anch'io. Il nostro amore ci proteggerà. Ti darò forza con la mia presenza. Non devi essere presente al duello. Ma sarò obbligata. Me lo hanno già detto. Ti amo. Ci salveremo. Molti pensano che tu domani sarai il vincitore, anche se non hanno il coraggio di dirlo. Presto, Arminia, ora c'è il cambio.
Signore, sia fatta la tua volontà. Il mio Dio non protegge chi uccide. Il mio Dio non protegge chi uccide. Questa è la sua volontà. Tu sai che nessuno può entrare qui senza il mio permesso. Costei ha un tuo vestito. E perché si trova qui? Gliel'ho ordinato io. Bene, spiegherai tutto al centurione. Imperatore, ci sono notizie gravi. Che succede? Il tribuno mandato ad arrestare Settimio è stato fatto prigioniero. La legione si è ribellata alla tua volontà. Anche a tappe forzate non potranno arrivare che domani a giorno avanzato. Tu manda avanti 2 centurie di pretoriani. Domani all'alba mi muoverò con il resto della legione e la cavalleria. E li affronterò prima che passino il Danubio. E i gladiatori entrino. Prima parte dello spettacolo, io rischio più di te. Perché? Ho allenato i gladiatori a sfiancarti, ma non a ucciderti. L'imperatore, prima di affrontarti, ti vuole stanco, ma vivo. Guai se lo privassi del piacere di battersi con te davanti ai suoi cortigiani. Comunque, non ti fidare dei gladiatori. Ursus, tocca a te. Deciso che dovrai conquistartele le armi. Vuole essere sicuro di vincere. Non importa, non gli servirà niente. Togli tutto il fiato che hai e trasformati in una lepre. Thank you.
Siamo liberi. Lasciateli liberi! La legione di Commodo è in anticipo. Anche se siamo in pochi, faremo in modo di trattenere la loro avanzata. Ehi,
imperatore, deponete le armi. Noi ubbidiamo soltanto a Settimio, nostro legittimo comandante. Fino al possibile. Va pure. Tra due ore al massimo avremo la legione addosso. Ci difenderemo contrattaccando. Ma numericamente siamo inferiori. Dobbiamo accettare battaglia. Ecco. Questo è il Danubio. È la palude. Il nostro accampamento si trova qui. Qui si trova il grosso delle legioni di Commodo. Le sue avanguardie hanno attraversato il fiume qui, al ponte. E il primo scontro a noi sfavorevole, come avete sentito dal soldato, è avvenuto qui. La nostra cavalleria è al di qua del fiume. Commodo farà sicuramente intervenire la sua cavalleria quando la battaglia sarà in pieno sviluppo. Propongo che io, con la nostra cavalleria, ti stia accanto fin dal primo momento. No. Il tuo compito è di contrastare l'attacco della loro cavalleria. Dopo che avrà passato il ponte, l'attaccherai sul fianco, di sorpresa, uscendo dal bosco. A meno che... non hanno altra via di comunicazione che quel ponte. Bisognerebbe distruggerlo. Ma siamo già in pochi. Non possiamo sottrarre un reparto per questo compito. Soltanto distruggendo quel ponte possiamo essere certi che la cavalleria di Commodo non potrà intervenire. Settimio, è venuto il momento di mostrarti la mia gratitudine. Vado io a interrompere il ponte. E io vado con lui. È un'impresa degna di te. Ti ringrazio. Interrotto il ponte, avvertimi subito. Andiamo incontro al nemico. Schieriamoci su una collina. Dall'alto sarà più facile controllarne i movimenti e attutire il loro slancio. Dove vai? Non ti preoccupare. Vengo con te. Non è possibile, aspettami. Mi avevi promesso che mi saresti stato sempre vicino. E lo sarò, Arminia. Non abusare della protezione degli dèi. Non degli dèi, ma di un dio solo. Thank you.
Ascoltatemi! Non spargiamo sangue fraterno! Roma ha bisogno più che mai oggi che tutto il suo impero sia unito per proteggere i propri confini. Uno smisurato orgoglio ha perso colui che avrebbe potuto essere il nostro imperatore. E così egli, alle cure dell'impero, ha preferito consumare la vita tra i gladiatori. Ma ha pagato duramente la sua follia. Tu menti! Pagherai con la vita il tuo tradimento, così come ha pagato tuo padre. Attacchiamo immediatamente. Il massimo sforzo sull'ala destra. Conto di annientarli nel più breve tempo possibile. Staremo al tuo fianco fino alla fine. Noi lottiamo per la giustizia. Una vittoria sarà più facile di questa. Commodo lancia nella battaglia anche le riserve. Ha fretta di decidere il combattimento. L'abbiamo trovata che fuggiva verso il ponte. Era destino che ci incontrassimo ancora. Buon segno. Tra poco dei traditori non ci sarà più traccia. Non piangere, ti considero il più bel premio alla mia vittoria. Thank you.
possiamo disporre della cavalleria al più presto, siamo finiti. Resisteremo come abbiamo promesso. Via, diamo l'esempio! L'ultimo atto ha inizio. Sei più il nostro imperatore. Fatemi largo. Dio dei cristiani, mio Dio, abbi pietà di noi.